Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo ad affrontare un argomento che potrebbe riguardare moltissimi di voi, ovvero come andare a modificare i nostri profili attività sul nostro dispositivo Garmin. E ora andiamo a vedere come modificare tutte le nostre pagine. Andiamo a vedere cosa io ho preferito mettere nella mia pagina principale, che è quella dove vado sempre a guardare mentre sono in bici. In questo caso sto utilizzando un Garmin 820. Nel caso avete un altro dispositivo Garmin, per andare all'impostazione il procedimento sarà lo stesso, cambierà ovviamente il dispositivo. Allora, andiamo subito sul menu Impostazioni, Profili Attività. In questo caso ci sono i profili che abbiamo salvati all'interno. Io nel mio ho salvato uno per normale e uno per MDB. All'interno possiamo andare a modificare direttamente tutto, dal nome al colore della pagina e pagine dati, che è quello che ci interessa a noi. Cliccando all'interno vediamo tutte le schermate che abbiamo salvato. E vediamo anche quanti campi ci sono all'interno di ogni schermata. Andiamo pure a vedere la schermata 1. All'interno ci sono 9 campi dati. Possiamo aumentarli e diminuirli. Se ci va bene 9 campi dati, dobbiamo cliccare la V qui in basso. Se vogliamo andare a modificare qualcosa all'interno della nostra pagina dati, basterà cliccare su quella che voglio andare a modificare e si aprirà ovviamente il menu. Dal menu andiamo a scegliere la pagina che poi verrà Possiamo ovviamente tenere quante pagine dati più possibile attive. Se le vogliamo togliere, ci basterà disattivarle. Quando entro all'interno della mia schermata principale, io ho preferito mettere la velocità in alto con sotto la cadenza e la frequenza cardica, perché sono i sensori che utilizzo. Sotto vedo la distanza, la quota, la pendenza, le calorie, la batteria del mio Garmin Varia e l'ora del giorno. Cambiando schermata a destra, c'ho due widget. Questi widget mi fanno vedere il cuore, quanto batte e quando sarà il prossimo allarme che mi ricorda di bere, che è molto utile soprattutto d'inverno quando la temperatura non è troppo alta e magari ci scordiamo di bere, quindi se non l'avete consigliato andare a metterlo. Per andare a mettere i widget è abbastanza semplice la procedura, adesso andiamo, non andiamo a vederla molto dettagliatamente, prima o poi ci potrebbe essere l'occasione, comunque basterà scaricarli su Garmin IQ nel computer, è consigliato, pure anche nel telefono c'è l'applicazione che si collega. E poi li andiamo a inserire all'interno del nostro contachilometri e poi li andiamo a mettere all'interno della nostra schermata. Nella terza schermata ho sempre un widget che mi fa vedere la velocità media, la distanza, il timer e altri dati che non mi interessano moltissimo, ma siccome mi piaceva abbastanza questa schermata l'ho salvata all'interno. Dove vedo scritto timer posso azzerare i lap. I lap possono essere molto utili, che si attivano col tastino in basso a sinistra nel mio contachilometri se ci andiamo ad allenare facendo delle ripetute, perché schiacciando questo a fine ripetuta lo azzero e posso rischiacciarlo un'altra volta per andare a vedere la prossima ripetuta che vado a fare. Nella schermata quella dopo c'ho un altro widget che è molto carino perché si riesce a vedere la velocità molto simile al tachimetro di una macchina. Riesco a vedere la quota, l'ascesa che ho fatto totale, l'ora, la cadenza e la pendenza. E normalmente utilizzo sempre la prima schermata, però ogni tanto è carino vederla. All'interno ovviamente c'ho la mappa che può essere sempre utile, soprattutto se si va in qualche strada che non si conosce. E queste sono le schermate che ho all'interno del mio contachilometri e se le volete andare a modificare basterà fare il procedimento che abbiamo appena fatto. Sapete che all'interno di Garmin si può connettere il telefono, è molto utile perché si vedono i messaggi che ci arrivano nel telefono direttamente nel contachilometri, si possono vedere le chiamate che ci arrivano direttamente nel contachilometri, è anche utile il rilevamento dell'incidente perché quando cadiamo, se dovesse succedere, in automatico parte una chiamata con il nostro telefono, durerà 30 secondi, se in questi 30 secondi noi lo annulliamo, la chiamata
non partirà. Se invece non lo annulliamo perché Garmin pensa che noi siamo distesi per terra e non ci riusciamo a muovere, partirà in automatico la chiamata ai numeri che abbiamo preimpostato. E se avete qualche dubbio, qualche curiosità, soprattutto su questi dispositivi, qualche scorciatoia che magari non conoscevate all'interno, perché all'interno ci sono tanti menu e ci sono tantissime funzioni che se non si conoscono non si sanno, ma allo stesso tempo tante sono anche molto interessanti. Quindi se avete qualche dubbio scrivetelo pure qui sotto e scrivete anche le pagine dati che per voi sono più importanti. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa niente, basta iscrivere, iscriviti qui sotto, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.